Gli anni 70 erano gli anni in cui i bambini si potevano comportare da bambini, cioè potevamo correre, ci potevamo sporcare, addirittura potevamo sudare. Oggi i bambini no. Se cade un pezzo di pane per terra, buttalo da terra! A noi? Soffia. Ma è caduto nella pozzanghera? Vabbè, un po' di sughetto, più buono. Mangiatelo, ti fa bene, mangia. Anticorpi. La parola più usata dalle madri era anticorpi. Ma che fine hanno fatto questi anticorpi? Sono morti tutti. Un incubo adesso con i bambini. Noi facevamo una vita, facevamo delle cose pericolosissime. Noi siamo vivi per miracolo. Noi uscivamo la mattina e tornavamo la sera senza che nessun adulto ci guardasse, no? Anzi, la mattina la mamma apriva la porta, vai e non tornare. E invece, vabbè, io a mia figlia non la lascio sola neanche nel giardino davanti casa, recintata e con le telecamere. Che i vicini mi dicono, signora, ma per stare più tranquilla la bambina, perché non ci mette il microchip? Perché in effetti siamo ossessivi con questi bambini, esagerati, noi, ma noi facevamo dei giochi pericolosissimi. Noi accendevamo i fuochi in estate nei boschi in Sicilia, davano la colpa ai piromani. Ma quando mai eravamo noi? Noi giocavamo a guardie e ladri con i ladri veri. Se avevamo bisogno di soldi, chiedevamo il pizza ai mafiosi. Perché eravamo bambini, ma eravamo molto autonomi, molto liberi, per certi versi adulti, no? Rispetto ai bambini di oggi, che sono intelligentissimi. Io ho una bimba stupenda di 6 anni, che tu vedi che sono bambini che sanno tante cose, perché parlano 10 lingue, sanno le capitali del mondo, ma non si sanno allacciare le scarpe. Ci riescono a 18 anni e quando ci riescono fanno la foto e la mettono su Facebook. Ma la colpa è nostra, però. Ma la colpa è nostra di noi genitori che stiamo sempre appresso a questi bambini, cioè sono proprio ossessionati dalla presenza degli adulti. Noi facevamo, mi ricordo che stavamo giornate intere ad annoiarci, a non fare niente, buttati in un angolo là. Mamma, sto annoiando. Ma che faccio, che mi annoio. Mamma, mi sto annoiando, oh. Oh, mamma, mi annoio, che posso fare, mo? Ma che posso fare, sbuccia i piselli, no, dicevo tipo di gioco io, che posso fare. Ma annoio, poi mi annoio veramente, ma dai, ma che posso fare, mamma, che posso fare, che mi annoio, ma annoio, pom, e ti arrivava lo schiaffone quello di rovescio con l'anello, così, pa, che rimanevi assintumato, con quella cattiveria che solo una madre sa avere, e te, pa. Perché dopo un po' non dovevi rompere. Devi stare al tuo posto. I bambini oggi non hanno idea di che cosa sia la noia. La noia. Ma se, cioè, i bambini sono più impegnati, hanno le agende che neanche Kate Middleton. Hanno feste, di tutto. Devono fare 200 cose che i nonni, per vederli, devono prendere l'appuntamento. Ma non possiamo vederci prima. No, no, dove ti inserisco? Dimmelo tu dove ti inserisco. Ti ho dato un appuntamento per l'anno prossimo, ci vediamo l'anno prossimo. Ma magari il nonno muore, se muore non posso venire neanche al funerale, nonno. Quindi vedi tu. Questi fanno tennis, nuoto, pattinaggio, inglese, cinese. Mio nipote, nella letterina per Babbo Natale, ha scritto: Babbo Natale, ti prego, per Natale puoi fare morire il maestro di tennis. Perché è l'unico modo che ha per saltare una lezione. Ma io vi voglio fare porre l'attenzione su una cosa. Guardate bene i cartoni animati che guardano i nostri figli.
I nostri figli guardano dei cartoni animati che sono fatti da episodi autoconclusivi che durano massimo 5 minuti. Che cosa significa? La storia inizia e finisce in quei 5 minuti. Cioè, per esempio, George perde il palloncino, piange, lo ritrova, tutti a panza all'aria a ridere, tatararatta, è finito, ok? 5 minuti. Noi dovevamo stare davanti alla televisione un anno per scoprire se Clara avrebbe camminato! Un anno! Ma questo ci insegnava il racconto, il tempo che passa, la pazienza, il rapporto causa-effetto. Cioè, non era tutto così... Certo, la cosa positiva è che i bambini adesso guardano dei cartoni animati sereni, perché noi avevamo... Cioè, noi c'avevamo un funerale a puntata. Heidi orfana, Candy orfana, Remy senza famiglia direttamente, senza... Ci credo che poi siamo così apprensivi con i nostri figli, con tutto quello che abbiamo visto. Ma noi quando viaggiavamo in macchina, c'avevamo il seggiolino? No, non ce l'avevamo. Noi viaggiavamo sdraiati sul lunotto posteriore. Al primo semaforo tuo padre rischiava le legnate. Se il papà frenava di colpo, andava a finire con la testa sotto il sedile della mamma e la mamma: alzati, cretina, alzati, sei composta. Mamma, scusa, forse non si è resa conto, ma ho rischiato la commozione cerebrale. Alzati. Invece oggi noi bambini hanno per fortuna il seggiolino, i bambini viaggiano col seggiolino. C'hanno davanti il sedile del papà, di lato i paraocchi, vanno in giro per il mondo ma non vedono un cazzo. Questo.